Edodinfo. Seconda fila Mocaio, Ippolito Tabbo, Felia Bimi, Musa del Sole, Mascalzone Lux. Mascalzone perde l'allineamento, rimane arretrato. Galoppa anche Nibbio Daso. Assume immediatamente il comando Orlon, rilevato da Osiris Joy. Allargo anche nota d'accordo, 15 i primi 200 metri. Passa Osiris che da strada nota d'accordo. Per linee esterne Ofelia B che si trascina a Mocaio. 31 il quarto iniziale. Ofelia avvicina nota d'accordo, insiste e passa. Si sono succeduti in 4 al comando della corsa. Adesso potrebbe passare anche, anzi succede, passa Mocaio nei confronti di Ofelia B. La staffetta per 800 metri, poi interviene Mimosa del Sole. Mimosa del Sole va ad impegnare Mocaio, 1-1 e mezzo gli 800. I due perfettamente apparigliati e seguiti da vicino da Ofelia B. Poi Mimosa si ritrae e si sistema alla corda davanti a nota d'accordo. Primo chilometro in 16 secchi. Nota d'accordo già sollecitata, avvicinata da Mascalzone Lux. Ultima frazione in 15 e 7. Osiris Joy è rimasta chiusa alla corda. Nel frattempo Mocaio, Ofelia B e Mimosa del Sole nelle prime 3 posizioni. Si avvicina Mascalzone Lux che si trascina Osiris Joy. Il miglio in 2-2 e mezzo. Mocaio avvicinato da Ofelia, poi Mimosa del Sole. Non progredisce più di tanto Osiris Joy. Retta d'arrivo, Ofelia prova ai fianchi di Mocaio, Mocaio prova a difendersi, lottano i due fratelli di Nardo, di dentro va Mimosa, Mocaio ancora vitale, Mocaio, mentre per il secondo potrebbe essere Mimosa del Sole ad avere la meglio su Ofelia B, ma i due terminano vicini, quindi bisognerà attendere l'esito del giudice d'arrivo, molto molto vicini. Abbiamo bisogno di un'altra inquadratura per capirci qualche cosa. Quello che è certo è che Mocaio si afferma in 1.15.5 sul doppio chilometro. Rivisto in ottima condizione l'allievo di Gaetano Di Nardo, i colori di Nunzio Squeglia e il training di Giacomo Perfetto. Per il secondo deciderà il giudice d'arrivo. Dal nostro punto di osservazione potrebbe essere Mimosa.